Provare appunto a smontare quella narrazione per cui saranno i ricchi a salvare i poveri, diciamo narrazione che poi viene ampiamente smontata anche da tanti. Permesso? Anche sì. A morte! Come vedete avremo dei disturbatori. Grazie! A morte! Abbiamo dei disturbatori. Si sente? A morte! A morte! Con permesso una sega, stiamo mica andando a messa! Aia! Così ti impari, spingere, ti credi di essere il gran mostardiere? Ma Luigi quando è che arriva? Ho le dita gonfie dal freddo mastino! Ehi, guardate la mano di lui, lì pare una poppa di vacca! Ma mica il freddo, quella è la cancrena! Non è vero, guarda, muovo le dita! Sì, muovi, finché non ti si avanzano in tasca! A morte il re! A morte il re! Radicore, succhia sangue! Bacio chiappe degli austriaci! Salute! Grazie! È colpa di sto freddo bastardo! Ci manca solo che per vedere crepare Luigino mi ammalo e ci vado pure io al Camposanto! Diteglielo voi a questi ignoranti, perché sono io che merito il posto di Marà! Ignorante sarai te! Io conosco a menadito tutti i suoi discorsi, li ho letti sul monitor, mentre questo stordito non sa manco leggere! Ma che è dato dello stordito? Secondo me dovreste farlo tutti e tre! Come dite? Dico se che secondo me questo funerale ha bisogno di tre Marà. Di Cap Gra perché somiglia al defunto, di voi perché conoscete, e di voi perché... Perché ho la madre svizzera come lui. Ebbene, ecco, non c'è nulla di strano, eh. Marà era un grande uomo, tanto grande che per interpretarlo servono almeno tre attori. Ma certo! Le fonde la patria! Che i patrioti versano sulla tomba di questo uomo illustre sarà la fonte degli eroi che dovranno un giorno vendicarlo. Come Gesù Cristo, Marà amava il popolo e soltanto il popolo. Come Gesù, Marà combatteva i nobili, i preti, i ricchi e i furbastri. Come Gesù, egli conduceva una vita povera e frugale. Come Gesù Cristo, anche Marà si dimostrerà immortale. Qui riposa Marà, l'amico del popolo, ucciso dai nemici del popolo. Cittadini, io non penso che il nome di Marà debba essere accostato a quello di Gesù Cristo, poiché per credere nella resurrezione del crocifisso occorre un atto di fede, mentre per inverare quella dell'amico del popolo è sufficiente un atto di volontà. Qualcuno ha chiesto che le sue spoglie vengano accolte nel Pantheon, ma a parte la pelletier, non mi pare che in quel luogo riposino veri uomini virtuosi. E io vi dico che se Marà non verrà accolto nel Pantheon, è perché il suo posto è nel cuore di tutti i rivoluzionari. Nella bara che oggi noi salutiamo è custodito il suo corpo, ma lo spirito vive! Marà non è morto! Perché chi lo ha colpito non voleva uccidere un uomo, voleva uccidere la Repubblica! E la Repubblica non morrà finché lo spirito di Marà sarà in tutti noi, e tutti noi saremo Marà! Va bene, basta così. Stavo raccontando al governatore che senza il vostro aiuto non saremmo mai riusciti a mettere in scena il funerale. E la rappresentazione è stata di vostro gradimento? Diciamo che l'ho apprezzata come spettacolo d'ordine. Però non credo che i funerali di un gran uomo siano un buon soggetto per una recita. Si finisce per scadere nella farsa. Ho seguito i resoconti dei quotidiani. Se c'è qualcosa di farsesco, in quanto avete visto, lo si deve ai cronisti. Ma i quotidiani parlavano di tre Marà. Quella è stata un'idea sua! Gli attori litigavano per chi dovesse impersonare Marà. Io ho assecondato i loro desideri, trovando il modo di farli convivere. Così invece di una rissa abbiamo avuto una scena di teatro. E siete davvero sicuro che il teatro sia meglio di una rissa? Di certo lo è sul piano della disciplina, ma credo che lo sia anche come cura. Aristotele sosteneva che la tragedia serve a purificarsi dalle passioni, la catarsi, stesso termine usato da Ippocrate nei suoi trattati di medicina per indicare l'evacuazione di elementi dannosi. Ben detto. Voi però dite di aver assecondato i desideri dei vostri compagni.
che vi dice al contrario che questi desideri non vadano contrastati. Per assecondare un desiderio bisogna conoscerlo, e conoscere i desideri altrui non è affare da poco. Ci sono uomini che passano la vita a domandarsi cosa vogliono davvero, e chi vi dice che i vostri tre marà desiderassero recitare? Forse volevano solo litigare e voi glielo avete impedito, forse con il loro litigio vi stavano chiedendo di sottrarli alla recita e voi invece ve li avete trascinati. Il desiderio non è una preda semplice da cacciare.